PEGI 16. Benvenuti al primo dei video sul gameplay di Anthem. Oggi daremo un'occhiata a storia, progressione e personalizzazione. Il mondo di Anthem, abbandonato dai suoi creatori, è caotico e in continuo mutamento. Il genere umano sopravvive in città fortificate o grazie all'uso degli strali. Gli strali sono fondamentali per la sopravvivenza, conferendo abilità sovrumane. Vola, nuota, combatti ed esplora ogni angolo del mondo. È qui che tu e i tuoi amici entrate in gioco, esploratori, guardiani e avventurieri. Siete un gruppo di piloti di elite chiamati specialisti, che hanno giurato di proteggere l'umanità e svelare i misteri di questa terra. I pericoli del mondo nascono da una forza misteriosa. L'inno della creazione invece è tutto. Controllarlo è tutto. Ok, ma che cosa se ne fa? Col potere della vita e della morte, della creazione e della distruzione? Sarebbe un dio. Immagina quello che potremmo fare. Potremmo decidere cosa è meglio per il mondo. Il potere della creazione nelle nostre mani. La tua storia ha inizio nel mezzo di questo conflitto. Tocca a te intraprendere missioni, silenziare le rovine dei creatori, affrontare fazioni nemiche e, cosa più importante, impedire che il dominio metta le mani sull'inno della creazione. Prima di lanciarti in azione, dovrai preparare il tuo strale. Sblocca 4 strali base e costruisci componenti per personalizzarli secondo il tuo stile di gioco. L'intercettore è studiato per essere veloce, rapido e incredibilmente agile, l'ideale per tirarsi fuori dai guai in un lampo. Il guardiano si distingue per la sua precisione, estremamente versatile e pronto a scatenare la sua potenza di fuoco. Il colosso è progettato per distruggere. La ridotta agilità è compensata dalla forza bruta e dalla potenza difensiva. Il Tempesta è costruito per sferrare attacchi elementali. Potere devastante racchiuso in una corazza leggera. Qualunque strale tu scelga, potrai personalizzare e potenziare il tuo assetto per adattarlo al tuo stile di gioco. Le abilità del tuo strale dipendono dall'equipaggiamento che usi. Il tuo punteggio assetto indica quanto è potente il tuo strale. Ciascuno strale offre diversi slot, 2 per equipaggiamento offensivo, 1 per equipaggiamento di supporto, 2 per le armi, 6 per i componenti. Oltre a un'abilità definitiva specifica per ogni tipo di strale. In questo caso abbiamo 4 assetti pronti per il guardiano. Li ho impostati per diversi stili di gioco. Diamo un'occhiata all'assetto di supporto della mia squadra. Come equipaggiamento offensivo ho scelto i dardi avvelenati e la granata del gelo. Sono ottimi per applicare effetti di stato di acido e ghiaccio e per eseguire combo. Come equipaggiamento di supporto usiamo il baluardo difensivo, che genera uno scudo sferico. Come armi abbiamo il fucile d'assalto testa di martello e un fucile di precisione semiautomatico. Il primo infligge danni a medio raggio, mentre il secondo è capace di ingenti danni dalla distanza. Per i miei 6 componenti ho scelto oggetti che mi aiuteranno a massimizzare le prestazioni delle armi. Prima di partire, potrai scegliere tra una serie di obiettivi e modalità di gioco. Prosegui con la storia principale o ricevi incarichi dai personaggi nel forte, inclusa la tua squadra. Entra in una delle inespugnabili roccaforti o esplora il mondo nella modalità gioco libero. Cominciamo parlando con Aluk e proseguiamo con una delle missioni principali. Siamo soli contro il dominio. Bene. È un lavoro da specialisti. Come sempre. Strale 1 pronto? Quando volete. Ti copriamo le spalle. Tu va lì e fatti valere. Nel primo combattimento dovremo affrontare una furia del dominio. Una furia. Il dominio non scherza. Fa attenzione. La furia sferra attacchi devastanti e rigenera la propria salute. È fondamentale restare in movimento e tenersi al riparo o usare il baluardo difensivo. 2 cose sono importanti: proteggersi e attaccare al momento giusto. Il Tempesta è progettato per scatenare forze elementali come l'attacco elettrico e la sfera fiammeggiante. Il suo campo di accelerazione riduce il tempo di recupero nel perimetro, permettendo a tutti di attaccare più spesso. Coordinate le vostre abilità definitive, così da non dare la possibilità di rigenerarsi a nemici come la furia. Ce l'hai fatta! Sei sopravvissuto a una furia! Meglio tornare al forte.
Dobbiamo parlare con Tassin. Alla fine di ciascuna missione, raccogli il bottino, torna al forte, personalizza il tuo strale o scegli una nuova armatura e riparti. Ora proviamo la modalità gioco libero. Nel gioco libero, la mappa è aperta e puoi esplorarla a tuo piacimento. Vai dove vuoi, scopri attività infinite e ricevi missioni lungo la strada. Incontra altri giocatori o chiama i tuoi amici quando hai bisogno di supporto di fronte alle terribili minacce di questo mondo. Qui abbiamo il Colosso e l'Intercettore. Sono praticamente l'uno l'opposto dell'altro, quindi formano una coppia perfetta. Il Colosso è disegnato per essere il centro della battaglia, con armi pesanti e uno scudo resistente. Provocare i nemici con urlo di guerra manterrà l'attenzione su di lui. Questo darà modo all'Intercettore di buttarsi nella mischia e infliggere danni corpo a corpo senza essere attaccato. Abilità come l'attacco dello spettro proiettano una sorta di ombra dell'Intercettore. Il segnalatore bersaglio, invece, ti permette di evidenziare un nemico per poi finirlo con lo scatto scintillante. Costruisci l'arsenale di strali definitivo, lanciati in azione e scatena tutto il tuo potere. Questo è Anthem. Non perderti il prossimo episodio, dove daremo un'occhiata alle roccaforti e al mondo in continua espansione di Anthem.